mentale del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda UNL AIDS di Reggio Emilia. Questo evento si svolge in questa sala storica che ben si presta ad accogliere il pensiero diciamo sereno, un spazio in un tempo adeguato. A noi sembrava bello fare questo evento in presenza, che rappresenta una continuazione di un discorso iniziato lo scorso anno, proprio dedicato a un dialogo tra un filosofo, un psichiatra, un psicoanalista, e un dialogo che mi hanno detto è stato interessante, ha raccolto consenso. Anche la vostra presenza qui credo testimoni questo interesse. Io ricordo i saluti della direttrice di Internet del Dipartimento di Salute Mentale, la dottoressa Carabini, che è impegnata in una riunione in direzione in questo momento. Mi fa molto piacere vedere volti noti, chi ha inaugurato questa lunga sequenza di settimana della salute mentale, il dottor Carlo Maria Grassi, che è qui tra noi, ma anche il dottor Basini, tanti volti noti, e mi fa molto piacere. Credo che questo significhi che c'è un desiderio di continuare a essere vicini a questi temi, che sono temi che credo possano aiutarci in tempi molto difficili come quelli che stiamo attraversando. La settimana della salute mentale di quest'anno accoglie eventi che hanno una visione un po' eccentrica da quelli che sono i modi tradizionali di parlare di psichiatria e salute mentale. Di questo siamo molto contenti, non è un caso, e ci sembra che la riflessione filosofica sia una di queste chiavi di lettura che ci aiutano in maniera, diciamo, originale a superare ed affrontare temi difficili. Ieri abbiamo avuto la filosofa Lisa Bortolotti che ci ha parlato dei pensieri razionali. Oggi questo evento è dedicato al tema dell'attesa. Io adesso cederò la parola ai relatori, ma ci tengo a ringraziare chi ha più seguito l'organizzazione della settimana. Era qua la dottoressa Chiara Bombardieri, che è stata motivata dalla Graziella Sadal del Dipartimento, e uno sforzo corale per avere questo programma. Lo trovate sui vari siti, eccetera. Allora, bene, abbiamo Milan Deverino, che è apprezzato docente di storia e filosofia, e vedo che ha prodotto numerose pubblicazioni, un impegno costante negli anni, e una passione per la filosofia, ma anche la capacità di trasmettere, raccontarla e stimolare l'interesse. Grazie per essere con noi. E Augusto Gentili, molto di casa nel Dipartimento di Salute Mentale, psichiatra e psicoanalista, fino a poco tempo fa anche psichiatra Castiglione Bomonti, se ricordo bene, e con un training junghiano e una particolare capacità di riflettere con questo modello. Il tema che è stato proposto quest'anno è quello dell'attesa. L'anno scorso la parola chiave era la paura, eravamo in un momento molto particolare di questa vicenda, di questa avventura, mi viene da dire in maniera un po' strana, che è stata la pandemia. E l'incertezza e lo sconcerto e la paura era certamente una delle emozioni più condivise, e
dopo un anno c'è, credo, la stanchezza anche, no, del fatto che questa avventura non sia terminata con un lieto fine, ma riflettiamo proprio sull'attesa, che è un'emozione che proprio per il perdurare della situazione credo meriti una qualche riflessione, non quale che sia, ma diciamo meditata, come i nostri relatori ci stanno a svolgere. Prego. Grazie. Ringrazio naturalmente l'invito e le parole di Sor Galeazzi. Io vorrei proporre un filo del mio intervento basato su un'osservazione abbastanza empirica, cioè che l'attesa si presenta molto spesso attraverso una duplicità di volti. Attendere viene dal latino attendere, no? Vuol dire rivolgere l'attenzione verso qualcosa, vuol dire anche osservare. C'è anche un altro significato d'origine, dedicarsi con impegno a qualcosa, da qui forse chi ha la mia età si ricorderà del servizio militare e del termine attendente. Però Boccaccio usa il termine attesa in un significato che poi proverò a richiamare, molto interessante. Dice: attendi quello che io ti voglio dire. In questo senso, ascolta. L'attesa e l'ascolto sarà un punto che proverò a toccare. Per lo più usiamo un termine col significato di aspettare, appunto, nel tempo. C'è un vastissimo repertorio di frasi idiomatiche, dolce attesa, attesa angosciosa, trepida attesa. Nel mese di agosto abbiamo sentito spesso parlare di drammatica attesa, con riferimento alla fine dei talebani a Kabul. Si capisce dal repertorio delle frasi idiomatiche che l'attesa è un'esperienza fortissima caratura emotiva e risuona da un lato la speranza, dall'altro la paura, se non l'angoscia. Quindi c'è questo elemento, questo forte risvolto emozionale, e come tale l'attesa è una delle esperienze primarie che facciamo come esseri umani, e l'attesa si colloca nel tempo, è un fenomeno emotivo che comporta la dimensione temporale. Normalmente saremmo portati a immaginare subito che il riferimento è a tempo futuro. Io vorrei introdurre qualche dubbio sul fatto che le cose siano solo in questo modo, perché l'attesa è rivolta a qualcosa che deve ancora arrivare, ma è carica di aspettative che nascono dal passato. Cioè le aspettative che noi abbiamo nei confronti del futuro sono orientate a un oggetto, l'oggetto dell'attesa, che in qualche modo abbiamo elaborato nel passato. Quindi le esperienze che noi facciamo nel tempo vissuto ha un rilievo nel proiettarsi verso il futuro. C'è un altro genere di attesa, sorvolo su questo, poi eventualmente essere qualcuno fosse interessato ci provo sopra, perché c'è un'attesa non come fatto psicologico personale, ma c'è un'attesa collettiva, no? È una lunga storia nella nostra cultura occidentale, ad esempio, quella che riguarda l'attesa messianica. Una lunga storia che affonda la sua tradizione nella cultura ebraica, che poi attraverso una serie di passaggi riguarda il pensiero cristiano e che ha un valore enorme nella nostra struttura di pensiero occidentale. Perché? Perché in fondo l'attesa di un evento che si immagina già iscritto nella storia condiziona fortemente i comportamenti collettivi
E questo è un altro aspetto dell'attesa che eventualmente rientra nel discorso iniziale, i due volti dell'attesa. Un lato individuale che riguarda la psicologia individuale, dall'altra parte è l'attesa collettiva. E molte esperienze storiche della nostra vita occidentale, non solo, hanno questa dimensione, comprese evidentemente tutte le esperienze di matrice rivoluzionaria. Ora, un altro aspetto ancora molto interessante è il rapporto tra l'attesa e la profezia. Non solo la profezia, come dicevo prima, profezia dal valore messianico, ma la profezia così come ce l'ha spiegata Robert Merton, cioè la profezia che ha il valore di autoavverarsi. Vorrei citare solo brevemente una frase tratta da una definizione tratta da Locke su questo punto. Dice: una supposizione o profezia che per il solo fatto di essere stata pronunciata fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria veridicità. Sarebbe dire che normalmente, se noi osserviamo i fenomeni naturali, possiamo considerare un evento futuro come altamente probabile, possiamo predirlo, possiamo predire per esempio un fenomeno atmosferico, ma il fatto che noi lo abbiamo o non lo abbiamo predetto non incide sul fenomeno stesso. In questo caso c'è una sequenza lineare del tempo. Nel tempo T sono in grado di formularmi quello che può accadere nel tempo T1 successivo, legata a un evento. L'evento avviene o non avviene indipendentemente dal fatto che io lo abbia predetto. La profezia che si autoavvera invece è qualcosa di molto diverso. Perché? Perché dipende la realizzazione proprio dal fatto che sia stata avanzata la profezia. In questo caso gli esempi sono tantissimi, sono esempi di vita collettiva. Oggi mi sembra sia notizia che la situazione in Gran Bretagna sia ancora peggiorata, relativa agli approvvigionamenti di benzina. Fa venire in mente, a proposito di profezie che si autoavverano, un episodio avvenuto in California nel 1969, quando i giornali paventavano una situazione di difficoltà di approvvigionamenti di benzina e le masse di automobilisti, riversandosi sui distributori, no, realizzavano proprio una crisi di approvvigionamento di benzina. Esperienze simili capitano negli ambiti diversi, in fondo anche la guerra fredda fu un evento della storia caratterizzato proprio da una aspettativa della mossa fatta dagli avversari. I sensali di matrimonio, questa è una cosa molto curiosa, fa un po' ridere, ma i sensali di matrimonio sapevano come usare la profezia che si autoavvera, perché le famiglie che si accordavano per far sposare i figli, no, utilizzavano questa figura, il sensale, che andava dal ragazzo, diceva: ma ti sei accorto di come quella ragazza ti guarda quando tu non la guardi? La stessa cosa faceva con la ragazza: ti sei accorta che quel ragazzo, quando tu giri l'occhio da un'altra parte, ti guarda con interesse? E alla fine, no, questo generava nei due dell'interesse. Così, insomma, riguarda anche il famoso caso di Rosenthal, l'effetto Pigmalione, che è stato ampiamente studiato. Ecco, allora, questo è un altro lato dell'attesa, l'attesa che è in grado di determinare in qualche modo l'evento. Ma di tutte le esperienze dell'attesa, uno dei più emotivamente carico è l'attesa che ha, di cui si è occupato Roland Barthes, è stato un grande signore, un grande scrittore. Roland Barthes nel 1977 ha pubblicato un librino veramente straordinario, che è Frammenti di un discorso amoroso, nel quale Barthes parla appunto
dell'attesa e generare quasi una specie di drammaturgia dell'attesa fatta di momenti particolari e l'attesa amorosa. Se noi immaginiamo di essere in un caffè, siamo lì in attesa di una persona che amiamo e c'è appunto tutta una fenomenologia davanti al ritardo della persona, perché Barthes è molto raffinato nel cogliere il fatto che la capacità di aspettare in questo caso è una prova dello stato emotivo dell'innamoramento. Cioè, un breve aforisma dice Barthes: sono innamorato? Sì, perché sto aspettando, no? La dimensione dell'attesa è rivelatrice. Ora, normalmente nei nostri tempi l'attesa non gode di un gran credito. Noi siamo entrati da un tempo storico ben preciso, nell'età della fretta, abbiamo del timore di essere in ritardo, normalmente abbiamo una tendenza all'accelerazione che è un fenomeno tipico del nostro tempo e che ci potrebbe anche spingere a fare una sorta di archeologia della fretta, un'archeologia che ci porta chiaramente a un tempo in cui si afferma la mercatura nel passaggio antropologico tra civiltà contadina e la civiltà della mercatura del commercio, come è stato osservato dal storico francese, sia il passaggio dal tempo della chiesa, campane, al tempo dell'orologio. Il mercante non ha tempo per aspettare in modo approssimativo gli eventi della natura. Questo fenomeno dell'accelerazione porterebbe a osservare come a un certo punto il tempo misurabile, il tempo dell'orologio, che ha molto meno a che fare con lo stato emotivo dell'attesa, abbia però inciso sui comportamenti. Francis Bacon, che è stato un filosofo che ha coniato quel breve aforisma, no? Sapere e potere, Francis Bacon scrive un breve saggio: il tempo è la misura degli affari, quindi il tempo lo è delle merci, che poi nell'arco di un secolo e mezzo ha dato vita al celebre aforisma, alla celebre battuta di Franklin, e cioè ricordati che il tempo è denaro. L'equiparazione del tempo utilizzabile al denaro è un aspetto che ha caratterizzato la nostra modernità, attiro probabilmente come dice Max Weber, dalla riforma protestante, e la nostra economia è senz'altro una economia dell'accelerazione che rende molto difficile vivere con una certa serenità. E io proprio in conclusione a dire che questo invece è un elemento virtuoso: il tempo dell'attesa. Uno psichiatra forte di indirizzo filosofico come Minkowski ha messo l'attenzione sulla differenza tra attesa e attività. Una differenza importante, dice Minkowski, perché l'attività è quello che noi svolgiamo andando incontro al futuro. Lo stato interiore, nel momento in cui siamo attivi, ci spinge verso il futuro, ci fa correre verso il futuro. Invece, nell'attesa, noi viviamo il tempo in un modo lievemente diverso. Cioè, ci vediamo arrivare verso di noi, il futuro, e siamo più portati all'angoscia del tempo che arriva, perché viviamo maggiormente la paura dell'evento. Quindi, nell'attesa, l'essere vivente, anziché dispiegarsi come accade nell'attività, tende a ripiegarsi su se stesso, no? Avverte i propri limiti. Ora, questo ci porta direttamente nel cuore già questo della temporalità. Il nesso indissolubile fra attesa e tempo interiore. L'attesa ha sempre qualcosa in questo senso che trascende l'immediatezza, l'immanenza con cui si danno le cose, con cui si danno i significati.
Nell'esperienza dell'attesa accade che si strutturino i significati, come ho detto all'inizio, che derivano dal nostro passato e si slanciano verso il futuro. Capita facilmente di osservare che a volte abbiamo, per esempio, una sensazione di lunga attesa in un tempo oggettivamente breve. Roland Barthes, quella specie di drammaturgia che io ho saltato, spiega bene che se ci mettiamo lì ad aspettare la persona che amiamo che non arriva, alterniamo i nostri stati d'animo e anche quello che fisicamente facciamo, come consultare l'orologio, magari consultare il cellulare e poi passare da uno stato fisico ad un altro, e il tempo magari oggettivamente non lungo nell'attesa, per ragioni motive noi tendiamo a dilatare. Quindi è evidente che c'è una grande differenza fra il tempo obiettivo che si misura mediante il nostro momento e la coscienza soggettiva del tempo. È stato Bergson a riflettere a fondo su questa differenza, distinto tra il tempo astratto, che è il tempo spazializzato, e il tempo, ad esempio, delle scienze, e invece un tempo concreto, un tempo interiore che si identifica con la durata. E fa un bel esempio in questo senso Bergson, perché dice che il tempo misurabile, il tempo astratto della scienza, è un po' come una collana di perle che si susseguono in modo vincheato una dopo l'altra, mentre il tempo interiore lo paragona a un gomitolo, a un punto di filo, oppure una palla di neve che rotola su di sé. E la differenza è molto, molto chiara immaginativamente. Perché? Perché nel caso delle perle c'è qualcosa di statico nella successione, no? Mentre nel caso invece di una palla di neve c'è un nucleo che è dato da quello che accade all'inizio, che viene continuamente ricostruito, accresciuto. Questo è un buon esempio di cosa succede nel tempo vissuto interiormente, perché da un lato non ci sbaratta mai del passato, c'è una permanenza del passato, però dall'altra parte c'è una ricomposizione del passato, una riformulazione del passato, perché tutti gli elementi nella durata della nostra esperienza interiore si condizionano l'uno con l'altro. Il filosofo per eccellenza che ha riflettuto sul tempo è Agostino. Agostino, nel libro delle Confessioni, esordisce con una frase indimenticabile. Si chiede: che cos'è il tempo? No? Se nessuno me lo chiede, mi sembra di saperlo. E non appena qualcuno me lo chiede, cioè, non so più di cosa sia il tempo. E questa è una osservazione abbastanza tendenziale, che porta a una contraddizione nell'osservare, nel dire qualcosa intorno al tempo, perché gli istanti del passato come tali sono già tramontati, il futuro non è ancora dato, no? E il presente tende a scomparire tra il passato e il futuro. E allora cos'è il tempo? Che soluzione dà Agostino? Agostino dà una soluzione ripresa dalla filosofia fenomenologica: il tempo è nella distensione dell'anima, cioè il tempo ha bisogno di una percezione interiore della durata. Per cui Agostino dice: c'è il presente del passato, c'è presente, del presente che è l'intuizione diretta, la visione immediata che noi abbiamo delle cose che si danno a noi, e poi c'è il tempo del futuro, ma che è dato nel presente, che è appunto l'attesa. No? Quindi noi viviamo sempre in una sorta di presente istantaneo, grazie alla memoria e grazie all'attesa riusciamo a riflettereci a questi ambiti così diversi. Ora, l'attesa, coniugata in questo modo,
comporta anche una riflessione sul rapporto con la possibilità. L'attesa è un'apertura al possibile, e apertura al possibile significa che noi ci apriamo a più possibilità, dovendo sempre comunque a un certo punto scegliere. Il rapporto tra l'apertura alle possibilità e il tema della scelta è stato messo a fuoco tutta la filosofia esistenzialistica. All'origine però c'è senz'altro la riflessione di un filosofo danese, che è il professor Kierkegaard, il quale parla del rapporto che esiste tra la possibilità e l'esperienza della conoscenza. Fondamentalmente, quando Minkowski, come dicevo prima, parla dell'attesa, dell'esperienza, dell'attesa primaria in termini di angoscia, io credo che ci sia proprio questo elemento in gioco, cioè il rapporto tra la possibilità e la scelta. La scelta comporta sempre il fatto di escludere altre possibilità. Noi siamo quello che in qualche modo abbiamo scelto nelle esperienze del passato, e quindi non siamo più tutte le altre diramazioni che la vita avrebbe potuto prendere. C'è una breve citazione che vorrei fare di Minkowski, dice: la tesi ingloba tutto l'essere vivente, sospende la sua attività e lo immobilizza, angosciato dell'attesa. L'attesa contiene in sé un fattore del resto di tutto che toglie il respiro. Ecco, ora per arrivare alla conclusione di questo primo intervento, c'è anche mi sembra che abbia a che fare proprio con la possibilità, l'apertura alla possibilità e l'ascolto. Ora, se noi fossimo capaci di rivalutare, almeno in parte, il tempo dell'attesa, che potrebbe essere per certi aspetti come il compito di una vita, imparare a leggere l'attesa riducendo quell'ansia o addirittura l'angoscia, che peraltro, come dicevo prima, viene fortemente alimentata da quest'epoca, no, di sviluppo dell'economia. Se riuscissimo a fare questo, forse saremmo più capaci di entrare in ascolto, non solo con noi stessi, ma probabilmente anche con gli altri. L'ascolto con noi stessi significa ascolto di quelle possibilità che tante volte escludiamo, e l'ascolto con gli altri diventa un elemento credente, una possibilità all'incontro, e quindi alla possibilità di fruire delle cose in modo non solo strumentale. Io ho una predilezione particolare per uno scrittore che che è Kafka. Kafka ha fatto dell'attesa l'oggetto della propria narrativa. Ci sono tantissimi racconti, forse qualcuno si ricorda di un racconto di due pagine basta, che è Davanti alla legge, un racconto che Kafka ha scritto nel 1914 e che poi era stato inserito da parte di curatore delle sue opere, Max Brod, nel 1925, l'aveva infilato dentro l'edizione del Processo. Il Processo è un libro incompiuto e Max Brod aveva infilato dentro il Processo questo racconto. Ed è un racconto straordinario. C'è un contadino che arriva davanti alla porta della legge, non ve lo leggo, insomma, perché sia breve, e sta lì davanti alla porta della legge, e c'è un guardiano che gli dice: sì, guarda come, no? E il contadino sbircia: guarda come, ma sai che tu hai bisogno di un permesso, e il permesso al momento non te lo do. E l'uomo di campagna chiede se potrà ricevere il permesso per entrare, e il guardiano, porta della legge, gli dice: chissà. E passa tutta la sua vita davanti alla porta della legge, no?
cerca di ottenere dal guardiano il permesso di entrare, fa di tutto per ottenerlo, il permesso non lo riceve e invecchia, passano gli anni, invecchia davanti alla porta della legge. E vi leggerei solo la fine di questo racconto, quando si è impicciolito Kafka, perché che dà l'idea di questo rimpicciolimento del contadino, e a un certo punto sta morendo. Il guardiano è costretto a piegarsi profondamente verso di lui perché poiché c'è una differenza di statura ormai, no? Il contadino si è proprio rimpicciolito e gli dice: che cosa vuoi sapere ancora? E se è essenziale, dice il guardiano. L'uomo risponde: tutti tengono questo legge, cioè, come mai tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare? Il guardiano si rende conto che l'uomo è giunto alla fine e per farsi intendere ancora da quelle orecchie che stanno diventando sensibili, grida: nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato solo a te. Ora vado a chiudere. E il contadino muore nell'attesa di entrare nella legge. Mi fermerei qui perché ho già inviato. Primo tempo e passo al secondo tempo con la risorgente. Grazie, voglio ringraziare la dottoressa Chiara Compantieri per tutto quello che ha fatto, ringrazio tutti voi per la vostra presenza, per la relazione, ringrazio i colleghi centrale. Quindi c'è questo movimento che dobbiamo tenere presente,
rispetto a quello che dicevo prima, di un'attesa passiva che all'orizzonte qualcuno ci dica e che ci rassicuri. Ne parlerò dal punto di vista della cronologia. Oggi è l'incontro tra filosofi e psichiatri, quindi, come pensate, la psichiatria teme molto la filosofia rispetto appunto al discorso fenomenologico. La fenomenologia psichiatrica debutta ufficialmente a Zurigo il 25 novembre del 1922 in occasione del convegno nazionale della Società Svizzera di Psichiatria con due relazioni, una di Wittwanger per una antropologia fenomenologica e l'altro di Minkowski sul tempo vissuto in un caso di schizofrenia. Qual è il discorso fenomenologico? Fenomenologia viene dal greco phainomai, che vuol dire appunto ciò che si mostra, ciò che appare. E quindi la fenomenologia psichiatrica cerca di cogliere e accogliere l'esperienza psichica del paziente nella sua essenzialità. C'è una frase di Heidegger, una sua sottolineatura in Essere Tempo, paragrafo 7, che dice: lasciare vedere da sé ciò che si mostra così come si mostra da sé. Quindi cosa vuol dire da sé? Al di là di ogni pregiudizio teorico. Quindi la fenomenologia fa sì che la psichiatria diventi discorso umano. Il discorso umano può essere appunto più o meno riuscito, oppure anche più o meno fallito. Pensiamo che nei casi di suicidio è un'esperienza melancolica. E peraltro, allora citavo prima Essere Tempo, già il titolo di questo lavoro fondamentale di Heidegger dà l'idea di come il tempo e essere siano indissolubili. Da un punto di vista dei fenomenologi, passato, presente e futuro hanno una genesi trascendentale. Cosa vuol dire trascendentale? Che esistono in sé per sé e i fenomenologi, da questo punto di vista, dicono che sono frutto di termini fondamentali ripresi da Husserl e che sono la ritenzione, la presentazione e la protezione. La ritenzione cos'è? Attraverso la ritenzione noi tratteniamo ciò che è stato. Husserl fa l'esempio della melodia, che è proprio l'interno del suono, che è stato, ma che noi lo teniamo fermo, lo tratteniamo dentro di noi. La presentazione, come appunto aveva sottolineato il professor Leonini, citando Sant'Agostino, è il presente del presente, la nostra visione del presente, e la protezione invece cos'è? Noi ci protendiamo verso ciò che non è ancora. Siamo aperti, appunto, tendere a ciò che non è ancora. Questi tre momenti, questi tre aspetti, sono da tenere presente proprio sul piano trascendentale. Cosa vuol dire questo? Che nella ritenzione non dobbiamo confondere la ritenzione con il ricordo, perché il ricordo è uno sforzo immaginativo dove io vado a ripescare una certa situazione nell'archivio della memoria. La ritenzione è un atto, avviene, cioè se io non avessi la ritenzione non potrei nemmeno adesso parlare perché non saprei che cosa ho detto un secondo fa e neanche saprei cosa dovrò dire due secondi dopo. Quindi è qualcosa che avviene in una dimensione di fluire di continuità, questo flusso di continuità. C'è una poesia molto significativa di quarto di Wisława Zygmunta che dice: quando pronuncio la parola futuro, già la prima sillaba va nel passato. Quindi teniamo presente questi aspetti che sono dentro di noi. E d'altra parte, attraverso questi momenti della ritenzione, della presentazione e della protezione, noi costruiamo l'unità temporale della nostra vita. Uniamo, plasmiamo i nostri vissuti, che non sono legati solo alla somma semplice di quegli eventi che abbiamo passato e di cui abbiamo fatto esperienza, ma li uniamo, li plasmiamo in questa unità dinamica. Dove la coscienza cosa fa? Coscienza è intenzione ai suoi oggetti, in un rapportarsi a, in un tendere a. La coscienza senza la temporalità non va da nessuna parte. E questo lo dobbiamo tenere presente. Ma che cos'è la coscienza? La
abbiamo varie definizioni. Jung dice la coscienza è massimo bene e massimo male. Poi semmai dopo nel dialogo porteremo di più questa affermazione di Jung. Per ora invece mi interessa connotarlo da un punto di vista fenomenologico. E c'è una definizione psichiatrica della coscienza, che è la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi nel mondo circostante in un dato momento. C'è una definizione di Jaspers che dice che la consapevolezza, la coscienza è la consapevolezza psichica momento per momento. Oppure c'è un'altra definizione di un famoso neurologo, Edelman, Gerhard Edelman, già premio Nobel della medicina, che dice che la capacità di creare una scena è presente e importante. Quindi vediamo allora come coscienza e temporalità vanno insieme, non possono disgiungersi. Dicevo prima appunto della ritenzione, della presentazione della protezione, perché sono importanti? Qui c'è un autore, appunto, un filosofo che ha studiato la caratteristica del tempo, citato prima Husserl, nelle sue lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo. E lui cosa dice? Se noi non avessimo la ritenzione, cosa ci permette di fare la ritenzione? Di trattenere, di tenere fermo, no, ciò che è stato. Attraverso questo passaggio, cosa facciamo? Noi facciamo esperienze. Queste esperienze si radicano in noi e diventano delle abitudini. Husserl le chiama abitualità. Se invece, appunto, in certe situazioni, come vedremo dal punto di vista psicopatologico, non c'è questa ritenzione, questa continuità, questo fluire di continuità, cosa succede? Che noi possiamo fare sì delle esperienze, ma queste esperienze non si radicano, non entrano dentro di noi, non diventano delle abitualità, no? Che creano poi quelli che sono gli assiomi della quotidianità. E quindi abbiamo, come per esempio vediamo nell'esperienza schizofrenica, uno sfinimento trascendentale perché dobbiamo sempre ricominciare da capo. Quindi per questo, allora, di nuovo, questo tipo di continuità ci permette anche attraverso queste esperienze di avere una nostra identità. Perché attraverso questa continuità della ricezione, della presentazione, della protezione, noi arriviamo a quello che è, sempre Husserl definisce, il grande principio di salute, che è la presunzione, continuamente prescritta, che il mondo della sua realtà fisica continui costantemente nel medesimo stile costitutivo. E questa è la base di quella che è la costanza percettiva, di un altro concetto fenomenologico. Cioè, cosa vuol dire questo? Perché noi abbiamo fiducia nel mondo? Perché pensiamo che lo stile sia sempre quello. Perché abbiamo fatto queste esperienze, abbiamo queste abitudini del proprio mondo della vita, no? La Lebens, come la chiamano in tedesco. E allora, se noi non abbiamo questa condizione, come succede in certe psicopatologie gravi, manca quella fiducia nel mondo. E allora, mancando questa fiducia, perché si parla di confianza, di familiarità col mondo, non riusciamo, non viviamo più in un mondo comune, no? Che è tutto, anche questa è una dimensione che diamo per scontata. E viviamo in un mondo proprio, nostro. E allora, tenendo presente questo aspetto fondamentale, l'attesa diventa, in questo senso, la capacità di poter essere aperti a questo mondo comune, essere aperti verso le cose e nelle nostre condizioni di possibilità di costituire, attraverso queste trascendenze, il mondo comune nel quale tutti noi ci riconosciamo. Rispetto alla psicopatologia, noi abbiamo appunto, così brevemente, l'esperienza nevrotica, l'esperienza schizofrenica, l'esperienza malinconica, l'esperienza maniacale. Qual è il tempo dell'attesa in queste quattro condizioni psicopatologiche? L'esperienza nevrotica. L'esperienza nevrotica non ha un'alterazione di questo flusso continuativo che dicevo prima, della ritenzione, della presentazione, della protezione. Per cui lui è dentro al tempo trascorrente. Se mai vede l'attesa, l'avvenire come minacciante, ma il suo tempo è un tempo cosciente, è un tempo provato. Pensiamo ad esempio alla nevrosi ossessiva, che in questo periodo così drammatico
se utilizza, chi ha questo tipo di problema è attratto verso ciò che teme, per cui non so, allora mi sono lavato, ho tenuto sotto l'acqua le mani per 20 secondi, ma però poi sono sicuro che non sono stati 20 secondi, per cui però dopo devo andare a aprire la maniglia, l'ho toccata, la maniglia non l'ho toccata, oppure mi sono sfiorato con le mani, ho toccato il naso, qualcosa. Quindi capite che situazioni appunto minacciante può avere chi ha questo tipo di problema. Però non soffre, non è angosciato, come invece succede a chi ha un'esperienza di tipo di sofferenza. Perché nella schizofrenia cosa succede? La schizofrenia è fuori dal tempo, è pretemporale, per quello che dicevo prima. Non può fare esperienze, può fare esperienze, ma queste non diventano abitudini. E quindi deve ricominciare sempre da capo. Noi abbiamo delle, no, della nostra storia di psichiatri, pazienti che ad esempio, non so, con diagnosi di schizofrenia non si lavano, non fanno la doccia, non fanno quelle cose che appunto sono gli assiomi della quotidianità che tutti noi diamo per scontato. Ma perché non li fanno? Ma non perché non vogliono farlo, ma perché devono ricominciare sempre da capo. Perché questa caratteristica per loro è sempre uno sfinimento. Quindi l'attesa, il tempo dello schizofrenico, lo schizofrenico che non ha una sintomatologia produttiva, non è in grado, è bloccato, è chiuso. Viceversa, quando poi la situazione diventa caratterizzata da sintomatologia produttiva, cioè allora arriva a contenuti deliranti, che rappresentano poi il suo punto d'appoggio, allora l'attesa diventa una preattesa, c'è un'atmosferizzazione di questa situazione, per cui quella che i fenomenologi chiamano la fase del trema, percepisco, no, il sentire che qualcosa c'è nell'aria, fino poi alla liberazione degli altri. Perché comunque tutti noi, con la nostra presenza, con una presenza, si situa su un fondo. Questo fondo cosa fa? Ci permette di costruire poi la nostra storia, la nostra geografia. Allora, l'esperienza schizofrenica non ha un fondo, per cui fallisce nella sua esistenza. E come, per farvi un esempio, il sognatore prigioniero del suo sogno, non c'è questa dimensione trascendentale, non c'è la capacità appunto di vivere le sue condizioni di possibilità, ma è vincolato a un progetto unico che è quello, e qui non si apre a questa condizione di costituire il mondo, è bloccato lì, chiuso in quella condizione di unicità, perché subisce questo aspetto della trascendenza del mondo verso il mondo. Poi abbiamo il melanconico. Cosa fa il melanconico? Il tempo della melanconia, il tempo interno della melanconia. È un tempo bloccato, c'è un'inibizione del divenire, c'è un tempo pietrificato, non c'è l'attesa, anzi semmai l'attesa quando arriva a una condizione di pensare al suicidio, perché nel melanconico la morte è trascendente, e allora vive la morte come una liberazione per la morte che ha dentro di sé. Le caratteristiche dell'attesa del malinconico vengono bloccate, frammentate da quello che viene definito dai fenomenologi retrospezione melanconica, che vuol dire che lui mette, no? È praticamente una condizione in cui mette il futuro nella ritenzione e dice: se non avessi fatto, se non avessi avuto quella cosa, ho sbagliato, quelle condizioni vuote poi, no? Pirare dei sé che non servono a niente se non appunto i quali aprono. Oppure c'è una prospezione melanconica, cioè mette la ritenzione nel futuro, nella prospezione, quindi dice: ma ormai è successo questo, è capitata questa disgrazia, non ce l'ha fatto, non ci sarà più niente da fare, tutto è negativo, tutto è bloccato, l'unica via d'uscita appunto tante volte è quella del suicidio. Poi invece abbiamo il maniacale. Qual è l'esperienza maniacale? La caratteristica dell'attesa. Il maniacale è al di là già dell'attesa, arriva a fagocitare l'attesa. E quello che è là per lui è già qui. Vive una condizione del tempo che è una momentaneizzazione. Se il melanconico è impaludato nel suo fondo, per cui è bloccato lì, in questa situazione, in questo distanzio del tempo, il maniacale invece volatilizza dal fondo, per cui è sempre là, è sempre oltre. Pensiamo ad esempio ai sintomi della punta di terra, alla sua precipitazione.
che non c'è mai la possibilità dell'incontro, proprio per questa modalità, appunto, cose estensive in cui divora tutto quello che è una condizione prospettiva, e non c'è da questo punto di vista un'attesa, ma l'attesa è già di lui in questo continuo essere succhiato dalle cose e senza avere mai la possibilità di una relazione con te. Bene, io mi fermerei più con questa configurazione abbastanza, penso, sintetica di questo aspetto psicopatologico, e poi ci sono domande comunque delle nostre interlocuzioni. Andiamo avanti. Grazie. Grazie davvero per questo primo tempo, primo secondo tempo. Credo che si sia creata una atmosfera di attesa di voler di più, quindi io vi passo. Interrompiamo un po', no? Io ci ho segnato questo inizio, l'attesa può diventare dipendenza. Questa è un'esperienza molto evidente anche nei rapporti di potere. In fondo, nei rapporti di potere, non solo quelli fra persone, ma anche fra quelli messi in atto dalle istituzioni, c'è sempre una separazione di tempo di qualcun altro. No? Cioè, il sistema carcerario agisce sul tempo di vita. E Roland Barthes osserva anche come, in fondo, tra due persone che si amano, no? Il rapporto di potere è molto netto a favore di quello che fa aspettare. Quello che fa aspettare, potremmo dire, ha il potere dalla parte del marito. Naturalmente questo non è oggetto di una grande possibilità di manovra, cioè colui che in qualche modo aspetta può diventare perfettamente cosciente di questo ruolo nel rapporto di potere, ma non perciò semplicemente, come si fa muovendo gli scacchi, riesce a guardare le cose, magari parando e facendo aspettare l'altro. E una riflessione molto interessante che fa parte che ha proprio a che fare con la dimensione del potere. Certamente anche dalla osservazione l'attesa comporta questo rischio della dipendenza, e bisogna imparare in qualche modo a evitare che si producano situazioni del genere, e forse dal punto di vista esperienziale potrebbe essere il fatto di reggere il rapporto di attesa, reggere un po' come nella prospettiva storica. Nella prospettiva storica, in qualche modo, la vicenda emotiva viene accantonata, viene allontanata, e questa può consentire in certi casi di evitare un accentuarsi della dipendenza. Un altro punto, mi soffermo su questi due, è l'attesa come progetto esistenziale e non appunto come atteggiamento passivo. Qui vorrei fare un'osservazione. Noi siamo portati a, appunto, da tanti aspetti della vita che conduciamo, a vedere con fastidio, appunto, l'attesa. Però in fondo ci sono delle esperienze fondamentali della vita che comportano l'attesa. La contemplazione, ad esempio, della bellezza, l'aspetto contemplativo che ha valore essenziale, perché riempie di significati la vita, non può avvenire dentro una dimensione della fatica. Implica proprio la capacità di aspettare. Schopenhauer fa
fa un'osservazione molto interessante sulla pittura fiamminga. No? Schopenhauer è un filosofo, sì, letto, ma tante volte letto in modo superficiale. Probabilmente è un filosofo che andrebbe letto con più attenzione rispetto alle vulgate. E Schopenhauer osserva che è possibile in qualche modo allontanarsi dalla dimensione del dolore che ci affligge comunque, perché fa parte della frustrazione nella quale incorre ogni dimensione desiderante, attraverso alcune esperienze. Una di queste esperienze è l'arte, la fruizione dell'arte. E a margine di queste osservazioni dice come dalla contemplazione della pittura fiamminga esca uno straordinario senso di rilassatezza. No? L'osservazione delle nature morte fiamminghe ci distende, è qualcosa che distende, perché in qualche modo allontana dai fremiti dell'io. L'io, nella prospettiva schopenhaueriana, ha qualcosa della dannazione. L'attenzione eccessiva all'io diventa può diventare, non voglio trattare di utilizzare categorie psicopatologiche, però diventa una causa di sofferenza. E la capacità di contemplare la produzione artistica o di ascoltare musica, che è la forma più elevata in questo senso di cui parla Schopenhauer, implica una sospensione, proprio una attesa che direi solo apparentemente è tratta della passività, e invece un'attesa che fa risuonare i significati che all'interno della nostra esperienza si sono depositati nel tempo. Ora io non saprei dire se le categorie di cui tu parlavi prima, nevrotico, schizofrenico, melancolico o maniacale, se sia possibile per queste varie categorie vivere il tempo dell'attesa in questo senso, cioè lasciare che risuonino i significati che sono depositati nel nostro passato. Forse non è possibile, forse è possibile per alcune di queste categorie, però Schopenhauer indica in questo una sorta di valore terapeutico. Mi slancio un termine che magari è improprio davanti a chi insomma ha una prospettiva medica, però credo che potrebbe avere una certa risonanza questo tipo di osservazione. Te lo chiedo. Ma facciamo una distinzione, siamo nell'intervento della patologia clinica, tra quello che è l'esperienza neurotica e quello che è l'esperienza psicotica. Cioè l'esperienza neurotica sarà la differenziazione tra l'esperienza psicotica e l'esperienza neurotica. Cioè l'esperienza neurotica ha il suo punto d'attacco in un momento in cui si stacca dal suo divenire, c'è un'irruzione, c'è una condizione di una soggettività, di una coscienza di se stesso, lascia l'altro per quello che è l'altro e entra in una consapevolezza che può descrivere, fare un racconto della sua situazione. E quindi, da questo punto di vista, io credo che lui possa anche percepire e cogliere la dimensione contemplativa, anche perché tante volte il neurotico, generalizzando, viene e a questo tipo di situazione, e quando lavora sta bene, quando occupa la sua mente un'attività e c'è questo affaccendamento, poi vive una dimensione di vuoto interiore, no? Vive sul presente, che si chiama presente puntuale, non c'è sempre qualcosa di dover fare, perché altrimenti se noi riduciamo, come ci insegnano i fenomenologi, il tempo a un presente denso, cosa ci sta dietro a questa condizione? L'attesa di ricordo, l'attesa della morte. E poi c'è il divenire, quindi allora dobbiamo sempre creare una condizione in cui la nostra mente è occupata da qualcosa. Però
questo tipo di modalità è una modalità che non ci permette un'evoluzione. La vera evoluzione è quella che poi dici, come forse puoi dire meglio di me, di essere per la morte, che è un'affermazione sorprendente, questo che dice, non è che essere per la morte, può essere per la morte. Che non vuol dire, dice Heidegger, cervellarsi pensando alla morte o in attesa della morte, ma mettere questa condizione come possibile per dare autenticità alla nostra vita, per esistere, letteralmente esistere, esistere, stare al di sopra, che non vuol dire stare al di sopra per il potere, ma uscire dalla vera praticità delle cose, avere un progetto esistenziale che dia un senso alla nostra esistenza. Viceversa, nelle altre esperienze psicotiche, maniacali, schizofreniche e melanconiche, credo che questa dimensione contemplativa da un lato ci possa essere, ma siccome però stiamo parlando di strutture psicotiche, c'è un'oscillazione verso l'alterazione della realtà. C'è un esempio, no, di Rilke, che è un poeta che vede la stampa e dice questi occhi che penetrano e poi scrive una poesia. Lo psicotico dice questi occhi qui penetrano e leggono i miei pensieri. Non so se riesco a rendere l'idea, perché proprio non è ancora, qui è tutt'uno con il suo divenire, non si è formato ancora come io da un punto di vista della sua organizzazione personologica. Proprio perché? Perché chi vive un'esperienza psicotica non ha quella che dicevo all'inizio del mio intervento, l'organizzazione trascendentale, l'ego trascendentale, vive solo su situazioni empiriche. Proprio per compensare quella carenza che ha a livello di io trascendentale. Faccio un esempio che non è più, ma è di Stilasi con una parola. Noi pensiamo a una stazione ferroviaria. Allora, i treni che arrivano e partono è la dimensione empirica, i treni. Ma tutta l'organizzazione che ci sta dietro, alle coincidenze dei treni, al freddo, tutto il sistema è l'organizzazione trascendentale. E allora, dicevo prima, se uno non ha la ritenzione, la presentazione, la presentazione, mancano queste categorie trascendentali, è in difficoltà, c'è una tensione. Ci sono pazienti appunto che hanno una diagnosi di schizofrenia che dicono ma ero in giro l'altra volta, a un certo momento ho avuto come dei movimenti interiori, un senso di difficoltà, non sapevo, proprio perché l'io empirico si sforza di poter compensare quella dimensione trascendentale che non c'è. Cioè, qual è l'aspetto trascendentale? Noi parliamo di Lacan, no? La capacità, la facoltà a priori di unificare a priori la molteplicità delle rappresentazioni. Se io dico casa, non dico che la faccia che ho già in mente, però la percezione della casa della sua pienezza, è quella che appunto viene chiamata la percezione della percezione, la percezione. E ci troviamo così. Non so se mi sono. Sì, magari posso dire una cosa. Tutto, cioè, il riferimento al trascendentale a volte è frainteso, no? È un aspetto molto interessante. Trascendentale allude a forma a priori di cui dispone il soggetto. Questo nella versione kantiana è chiarito molto bene. Trascendentale sarebbe, per intenderci, ciò che ci permette di fare esperienza. Senza una dimensione trascendentale non saremmo in grado di unificare gli oggetti di cui facciamo esperienza. Kant distingue tra nostra capacità percettiva, che è la sensibilità, e la nostra capacità di pensare, che è data dall'intelletto. Quindi, nella prospettiva kantiana, l'una e l'altra di queste due caratteristiche sono indispensabili proprio perché si dia l'esperienza. Come le sensazioni senza i concetti non sarebbero pensabili, così i concetti senza le sensazioni sarebbero vuoti. In questo senso, trascendentale è qualcosa che caratterizza la struttura di cui dispone il soggetto. Ci sono degli aspetti trascendentali della sensibilità, che sono lo spazio e il tempo, guarda caso, e ci sono degli aspetti trascendentali che riguardano l'intelletto, che sono proprio delle categorie nelle quali noi organizziamo la realtà che ci circonda. Un po' per intenderci, secondo Kant, provate a immaginare a una stanza disordinata, no? Immaginate una
una stanza dove tutti gli oggetti fossero mescolati fra loro, capi d'abbigliamento, oggetti di cancelleria, le lenzuola, le scarpe, le calze, insomma, la stanza di un ragazzo per intenderci. E a un certo punto la si deve riordinare. Ora, riordinare una stanza veramente caoticamente disordinata comporta il fatto di avere nella mente dei luoghi dove mettere gli oggetti. Ecco, queste sarebbero in qualche modo le categorie. Quando Kant parla delle categorie, ad esempio, dice che la categoria della causalità noi non la ricaviamo dall'esperienza. La categoria della causalità l'abbiamo, è una categoria di niente la quale noi organizziamo l'esperienza, no? E non la riceviamo da quello che ci succede fuori. Senza questa categoria della causalità noi potremmo fare esperienze continue, ma non saremmo in grado di mettere in relazione fra loro le cause e gli effetti, perché appunto è un problema irrisolvibile senza questa disposizione trascendentale. La causa la introduciamo noi tra nei dati di esperienza che abbiamo. Dico anche una cosa sulla questione di Heidegger, di essere privo, perché l'interessante è questo: essere per la morte, giustamente, come diceva Augusto, insomma, non significa crocifiggersi col continuo pensiero della morte, significa invece fuoriuscire dall'impersonalità, fuoriuscire da una dimensione di vita che ci fa essere dentro un flusso nel quale subiamo i comportamenti, nel quale viviamo, nel si dice, nel si pensa, cioè in qualche modo buttiamo via la vita. Nell'impersonalità noi siamo sottoposti a una sorta di usura della nostra, del nostro progetto, anzi non esiste nemmeno questo progetto di vita. Nell'impersonalità siamo come vampirizzati in certi aspetti e viviamo secondo schemi che appunto ci vengono proposti. Esiste il cadere della nonna. Esatto, è una vita anonima. Alla fine, proprio il fatto di essere per la morte ci sveglia da questa vita anonima che conduciamo, o ci può svegliare, perché ci fa capire che ci fa proprio fuoriuscire da una dimensione che non ci appartiene, ci avvolge, ci condiziona, ed è l'esatto contrario dell'utilizzo, diciamo così, dell'attesa come esperienza di fondo. C'è un racconto di Kafka meraviglioso, poco noto, che è Il cacciatore cranco. Non so se lo conosci. È un racconto straordinario. Il cacciatore cranco, diciamo che è un non morto. È un morto che però vaga dentro la avete presente l'isola dei morti, questo celebre quadro che aveva Hitler dietro le spalle, no? Caronte in qualche modo che sulla barca porta il morto verso la destinazione. Il cacciatore cranco è un morto che è sulla barca, il barcaiolo evidentemente di Caronte, però non riesce a portarlo nel regno dei morti e quindi si ritrova in vari punti, a un certo punto si ritrova nella Lugana e finisce in un paese dove c'è il dialogo tra lui e il sindaco del paese. E ecco, questo per esempio è un aspetto che riguarda l'attesa. Adesso lo sono portato a leggere il testo, per l'appunto non è evidentemente il caso perché avrebbe molto tempo. È un caso particolare di attesa, no? Ha a che fare con
po' il contrario di quello che dicevamo prima. Cioè, mentre prima l'essere per la morte significava lo sprigionamento della vitalità, in questo caso è un po' il contrario, no? È come un rimaltamento del rapporto tra la vita e la morte. Ho in mente anche un racconto straordinario di Tolstoi, che è La morte di Ivan Ilic, no? Che ha qualcosa di simile, a rileggere assieme questi due racconti danno una sensazione abbastanza simile. Ivan Ilic, se posso in due minuti riassumo il punto, è un magistrato che ha vissuto nell'impersonalità di cui parlavamo prima, no? E a un certo punto si ammala. Un magistrato che ha fatto carriera, è diventato un importante magistrato, si è sposato con una donna, insomma, che forse era più conveniente al suo prestigio pubblico che non ha un'intensità emotiva, poi ha dei figli, insomma, fa una vita ordinaria, però poi si ammala, no? E la malattia scatena in lui proprio una riflessione intorno alla vita. E scopre che non riesce a condividere questa sua esperienza della malattia con nessuno, né con i medici che lo prendono più cura sempre più distrattamente, né ovviamente sul luogo di lavoro con i colleghi, non con la moglie e nemmeno con i figli, no? Quindi arriva negli ultimi momenti vita, dove l'unica esperienza di condivisione è quella con un servo, l'unica figura che nella sua esperienza di vita gli fa sentire, no? Una condivisione è quella del servo. E a un certo punto, proprio alla fine del racconto, Ivan Ilic si accorge di non aver vissuto. Per cui s'accorge quasi di vivere per la prima volta in questo modo. Prego. No, no, il professore che si mette a piangere sulle spalle del servo quando lui sta tenendo, quindi si apre e si vede che c'era questo contegno dove c'era questa falsità, no? Del ruolo, lui lì, quando il servo, sì, domestico sta mettendo i grandi festivali, lui si inghiozza sulle sue spalle e piange. E la cosa singolare, magari riesco a farvi sentire anche, la cosa singolare, straordinaria, è questa, ed è poi il motivo per cui associerei certi racconti di Kafka a Tolstoi, ed è questa, che saremmo portati a vedere solo l'aspetto angoscioso, no? Invece no, né in Tolstoi né in Kafka c'è solo questo aspetto, perché c'è anche un risvolto straordinariamente comico, cioè l'apertura, la capacità di vedere con nitidezza che cosa sia la vita e la morte, aprono a una capacità comica straordinaria. In Ivan Ilic questa capacità c'è quando a un certo punto il protagonista, appunto Ivan Ilic, fa, c'è una pagina straordinaria, si ricorda di quando lui aveva studiato logica, il sillogismo logico, su un manuale, no? Sul manuale lui aveva detto: tutti gli uomini sono mortali, Caio è un uomo, dunque Caio è mortale. E lui dice: sì, va benissimo, questo è verissimo, logicamente ineccepibile, ma questo vale per Caio. Non vale per me, perché io sono Vania che giocava a palla da bambino, io sono Vania che aveva i balocchi, io sono Vania che aveva tutta un'intensità di esperienze. E questa pagina fa scoppiare da ridere, no? Come c'è le pagine di Kafka, benché hanno a che fare con la crudezza della vita. E credo che questo aspetto cioè io lo sento abbastanza, abbia una certa affinità proprio con un certo modo di attendere
di stare in attesa. Peraltro Kafka è, punto, c'è proprio una cosa meravigliosa che lui dice, se la trovo, l'ho segnata, ecco, l'attesa è come un momento fertile, parla di una bonaccia dell'anima, no? Cioè lo stato dell'attesa, diventa straordinariamente fertile sotto l'aspetto creativo, no? E il processo di gestazione del testo scritto si svolge nella tese. Kafka parla di una esitazione prima della nascita. Kafka scriveva di notte, di giorno lavorava, diceva il funzionario della situazione, lavorava anche per una compagnia che era legata alle generali, alle assicurazioni generali, no? Si occupava di temi legati al diritto del lavoro e di notte scriveva in uno stato di trasformamento in cui accadeva appunto anche questa esperienza. Ed è questo l'aspetto che prima cercavo di sollecitare la vostra attenzione, cioè che l'attesa ha due risvolti, ha come due facce, no? Due volti, come un poggiato di fronte. Io non sento però l'immagine che dice un po' di scomica questo aspetto qua. Dici di Tolstoi? Sì, Lorenzo, molti Lorenzo. Dipende da se stesso. Ecco, devi mettere a parte quando dice a se stesso nella poesia, per il ingaggio estremo, che termine io mi credo in questa condizione. Sì, ecco. Certo, è un dramma, perché poi di fatto noi ci accorgiamo molto sopportati in questa condizione. E quindi invece di vivere appunto, no? Per la morte, che non vuol dire, cioè per darsi per la morte, ma dare un progetto esistenziale alla nostra. Condizione che tante volte noi appunto occupiamo il tempo e perdiamo il tempo rispetto a questo. Qui arrivo quello che è appunto indianamente viene chiamato il percorso individuativo, che vuol dire diventare quello che sei. Forse questa è l'attesa, no? Il percorso della vita, essere aperti a sviluppare la tua evoluzione, il tuo progetto per diventare quello che sei. Certo, perché da ragazzi siamo tutti portati a intrupparci. Va bene, quello va bene anche. No? Però appunto quando dicevo di Jung la coscienza massimo bene massimo male, perché è il massimo bene? Perché dice Jung è il frutto magico dell'albero della vita che ha dato all'uomo l'arma, no, per vincere sulla terra, ma massimo male perché ha separato, ha creato la malattia della scissione, cioè si è separato dalla connessione universale, da questa armonia. E quindi il lavoro è proprio quello di la soggettività, la tua dimensione, però anche cercare di arrivare a questa condizione in cui l'armonia, la possibilità di connetterti con quello che sei rispetto al mondo, no? E allora questa è la tua evoluzione. E l'io qui che invece diventa quella cosa che permette di separarti, di essere sempre dentro di te, di voler affermarti. E quando tu citavi appunto anche le filosofie orientali di Schopenhauer, questo abbandono della volontà per poter aprirti a quella condizione che è dentro di te, che è un po' eterna, voglio dire, no? Al di là dell'aspetto vuoto che dicono rispetto al Tao, no? Il vuoto che è un vuoto pieno, che è l'eterno verso l'infinito. Noi non riusciamo tante volte a entrare dentro questa dimensione contemplativa, proprio perché vogliamo sempre occupare il mondo, occupare il mondo in ogni contesto, con Dio. Diceva un analista, mi ricordo, indiana, che Dio è qualcosa, insomma, che ci porta sempre a rinnovare la tua identità, la tua presenza, sempre con una dimensione di potere, e mai d'amore. Allora dovrebbe invece scambiare il potere con l'amore, e questo può arrivare quando hai fatto tante esperienze nella tua vita, allora ti rendi conto, ma amore non nel senso di mordere l'altra guancia, ma amore come disponibilità, non emotiva, pensare bene, a lavorare per il bene, a metterti in rapporto con il mondo.
insieme. Questo di Schopenhauer, per esempio, raggiunge il culmine in quella che si definisce, che lui insomma mi pare in questi termini, come una seconda via di liberazione dal dolore della vita, che significa poi in fondo vedere nella condizione degli altri la propria stessa condizione. Quando si parla di etica della pietà in Schopenhauer, è questo, alla fine è vedere che apparteniamo ad uno stesso nucleo, Schopenhauer parla di ville, questa volontà originaria, la quale saremmo tutti una individuazione, no? Mi viene in mente prima, certo, sono proprio le sensibilità diverse quelle che fanno risuonare. In fondo, quando proprio negli ultimi istanti, negli ultimi capitoli del libro, parla del vivere la morte, no? Sì, lì certamente non c'è comicità, io la sento in un altro punto precedente, e lì c'è però qualcosa di rasserenante. Invece la comicità legata alla dimensione dell'attesa c'è bene, no? Perché aspettando Godot, a proposito di quello che dicevamo dell'attesa messianica, lì ci sono due barboni, ovviamente tutti presente, che stanno lì nella scena, in attesa che arrivi questo Godot, non si capisce neanche bene chi sia, ed è un'attesa. Perché passano le giornate, loro si ritrovano sotto un altro e arriva un ragazzo che dice: mi spiace, Godot mi manda a dirvi che non può arrivare, ma arriverà domani. Ha detto che arriva domani. Poi il giorno dopo arriva di nuovo il ragazzo e Godot non può arrivare, no? E non so, c'è un punto comicità straordinaria, perché uno dei due dice: quasi quasi mi impicco, no? E tira via la cintura dei pantaloni, e l'altro gli dice: scusa, non vedi che ti stanno cadendo le braghe? Ah sì, già, è vero, e quindi non si impicca. Cioè, tutto è giocato su un'attesa di qualcosa che non arriva e non arriverà mai, che è appunto spogliata da ogni dimensione drammatica. Un testo di comicità straordinaria, però appunto sono d'accordo che questo lato dipende poi dalle risonanze interiori che ognuno di noi riesce a vedere. Non so, forse c'è qualche domanda? Sì, intanto io ringrazio molto per questo dialogo così denso, ma che vedo che porta anche su sembra quasi ineludibile il rimando a una etica quasi estrema che richiama comunque dell'esistenza, il significato dell'esistenza, della morte. E io non ero proprio preparato, ti confesso, a tutta questa coscienzialità del... E vi ringrazio perché forse lo evitavo, cioè può darsi che un polo, un contrappeso a questa consapevolezza, a questa anche consapevolezza etica, sia anche però forse quella che molti di noi, parlo diciamo per me sicuramente, hanno utilizzato per andare avanti, che è l'intrattenimento, la distrazione, l'evasione, che forse, diciamo, per certi versi è inautentica per definizione. Ma mi domando, è una domanda, se non abbia un ruolo comunque importante, e non parlo soltanto della... Voi avete portato molti esempi letterari, no? E credo con la letteratura di magico per me il fatto che ci si avvicina, no? Quasi
quasi per di nascosto ti confronta con pensieri e riflessioni a volte così, così intense sull'esistenza, però lo fa intrattenendo, uno vuole, vuole andare a vedere come va a finire davanti alla porta per il Green Pass dell'esistenza, come va a finire, no? L'arte, il divertimento, no, l'arte aveva parlato, però diciamo, volevo anche spezzare una lancia per il frivolo. Non so se mi perdonerete oppure no. Però qua c'è una domanda, nel senso. Sì, allora sì, in effetti tantissimi sono stati gli stimoli e le riflessioni che ora anche a noi tocca di tenere qui e quindi di adagiare dentro, attendendo che poi col tempo si impagno. Ma sono due cose che volevo chiedere. Partendo dal presupposto che appunto essendo la vita un viaggio, è ovvio che forse noi siamo come in attesa di un compimento, questo è, dal punto di vista esistenziale senza entrare in merito. Ma mi domandavo, nella tensione tra l'attesa e l'agire, i greci, tra l'attesa e l'agire, l'azione, mi viene in mente che quando dovevano andare in battaglia piuttosto che compiere azioni importanti, consultavano gli oracoli, quindi il bisogno di sapere quando è il momento giusto. Ora, noi che siamo diventati appunto impazienti, ma da un lato anche troppo razionali perché dobbiamo sapere che le cose sono sotto controllo, noi non sappiamo, mi domandavo quella domanda, quando è il momento giusto per fare una dichiarazione, per andare magari a vedere quel luogo, quando è che devo cominciare a darmi una mossa, perché ecco, darsi una mossa. Questo genere di cose ci appartiene, è un nostro modo di essere. C'è chi si butta nell'azione, semplicemente, c'è chi invece non si decide mai. E allora, ecco, questa è la domanda. Gli animali, che sono animali, sono stati diversi mesi in montagna, loro, ma loro sanno quando devono agire per la preda, e sono dentro ad una dimensione a noi sconosciuta, però interessante, perché a volte noi non ci diamo tempo di, appunto, di guardare. E la tesa ha anche a che fare con i sensi, come no? Appunto con lo sguardo, perché c'è dentro la contemplazione e la bellezza. Quando uno qui la prova non si perde più. Ecco questo, scusate, questo era il commentario. Rispetto all'oracolo, mi potrebbe dire che gli oracoli non dicevano mai vai là, troverai, farai, ma le loro risposte erano sempre allusive, tu dovevi interpretare, quindi interpretando dovevi rischiare. Questo è un aspetto. Invece noi, passivamente, come diceva appunto, come evocava la poesia di Luzzi, aspettiamo di fronte al bimbo una figura, un portatore di notizie che ci dica vai lì, sei sicuro, ti proteggo, ti nutro. Questo appunto è un aspetto. Invece allora andavano, camminavano e rischiavano. La seconda cosa che dicevi è che noi, verrebbe da dire una battuta che diceva perché alcuni filosofi, quelli legati a Cartesio, non usavano che la sua opera era poco sistematizzata, non seguiva il logos, ma comunque è legato al mito, poi leggete il libro rosso, sfogliate il libro rosso, tutta la mitologia rispetto all'immaginazione attiva. E lui diceva, ma i filosofi si occupano dell'intelletto e non della vita. E faceva questo esempio. Se io chiedo a un filosofo cos'è il sentire, cos'è il pensare e cos'è il sentimento, fino a sera saremo qua a parlare. Invece il sentire ci dice che una cosa è, il pensare ci dice che cos'è quella cosa che è, e il sentimento ci dice che valore ha quella cosa per me. Allora, da questo punto di vista, la dimensione dell'intelletto, poi anche i social hanno fatto la sua parte, poi purtroppo adesso noi schiacciamo, vediamo, tendiamo, quindi la dimensione antropologica.
abbiamo perduto, secondo me, quello che i fenomenologi dicono il proto mondo della vita, che è pre-riflessivo, pre-intenzionale, che è la parte nostra animale, che sentiamo, in cui nel sentire, che non c'è la conoscenza intellettuale, ma il sentire. E allora quando sentiamo è come l'intuizione, il fiuto del cane che sente che c'è qualcosa. E questo l'abbiamo perduto. A riguardo, secondo me, forse, no, Jung avrebbe apprezzato ora la differenza che fa Schopenhauer tra sentire, avvertire, sentire e conoscere. Per esempio, noi, Schopenhauer dice, non possiamo dare una dimostrazione della dimensione della volontà e il corpo che è quello che ci e il corpo è questione di immediatezza, no? E anche noi possiamo, finché lo Schopenhauer dice gli altri, che dice possiamo scrivere tutti i libri di etica che vogliamo, ma con questo non faremo mai un uomo buono. E analogamente possiamo scrivere tutti i trattati di retorica che vogliamo, ma non faremo mai un buon scrittore, no? Perché c'è una dimensione che va al di là dell'aspetto corticale, di quello che potremmo dire l'algoritmo, no? Algoritmo che però a volte ci aiuterebbe forse ad affrontare i problemi di lunga durata dell'agire, perché quello che lei diceva mi ha fatto venire in mente la famosa storiella dell'alga che si sviluppa nel lago, una storiella che molto interessante per spiegare come si distinguano gli esseri umani dagli animali. Il tempo lungo gli animali non ce l'hanno. Credo che gli etologi abbiano messo in luce che si arriva a in termini di durata a qualche minuto in termini di durata, no? La storia è questa, che c'è un animale che si diffonde un lago, si sviluppa moltiplicando, cioè raddoppiando ogni giorno, e gli abitanti del lago non ci fanno caso perché l'alga occupa uno spazio minimo per diverse settimane. Si accorgono che diventa un problema quando l'alga comincia a occupare la metà del lago. Allora il sindaco del paese più importante convoca il consiglio comunale e dice dobbiamo fare qualcosa. Peccato che se si sviluppa ogni giorno, no? Raddoppiando, il giorno dopo il lago è già tutto coperto. Cioè questo chiama in causa il fatto che da un lato bisogna sentire, e questo lo trovo giustissimo, e tra l'altro che stiamo spegnendo la capacità di sentire, lo dice in modo in cui addestra militari, perché i militari sono addestrati sempre di più in modo da non sentire l'effetto di quello che producono, no? C'è un filosofo di nome Vittorio Hoechst che ha scritto un bel libro su questo, che insomma c'è anche un dialogo tra uno dei piloti di Emma Gay e Luther Anders, che è stato un allievo di Heidegger, su quello che è stata proprio l'esperienza di Hiroshima, no? Perché questo pilota, quando vede gli effetti, i grappoli umani fusi insieme a causa di un'ondata di calore, lo chiudono con il corpo, quindi non riesce a reggere emotivamente. Allora gli apparati militari tendono sempre di più a distanziare l'azione che viene compiuta da parte dei militari, lancia un certo missile, una certa bomba, e gli effetti che questo produce. Ecco, però per tornare al punto che dicevi tu o che diceva lei, gli animali in questo senso hanno una immediatezza, no? Mentre gli uomini avrebbero uno spazio temporale molto più lungo in termini di previsione, dovrebbero imparare forse a mediare questi due aspetti, cioè il sentire immediato, che se si perde è un disastro, e dall'altra parte anche il calcolo previsionale che è l'algoritmo in grado di farci ottenere.
Altri interventi, altre domande? Ma io ripeto il ringraziamento per tutta la sala che è stata attentissima e credo sia stessa questo tipo di parole diverse da quelle che ascoltiamo di solito. E in questo senso inattese, e quindi in sé sorprendenti e delicati. E per alleggerire, se il tempo è denaro, sono state due ore spese molto bene. Grazie.